Io quello c'ho un problema, ma mi ricordo cosa era l'anima. Mi ricordo cosa era l'anima. E eravamo molto più consapevoli di non aver fatto male all'Italia. Quindi quello di cui questo paese ha bisogno è che ognuno ritorna a fare il suo mestiere. Gli imprenditori ritornano a fare il mestiere. La produttività perché cade, ma non perché i lavoratori non lavorano. Perché come hanno dimostrato i nostri economisti, l'investimento nell'high tech e nelle nuove tecnologie non produce produttività del lavoro, perché non si producono capitali fissi. Ci sono meno raffinerie che 30 anni fa, meno siderurgia che 30 anni fa, eppure il mondo ha più bisogno di acciaio. Ma perché tutti gli investimenti vanno alla finanza? Cosa volete che produce l'aumento della produttività? Ma questo è la vicina economia, ragazzi. Certo che se siete neoclassici e se pensate che il mercato alloca razionalmente le risorse, non iscrivete lo sindacato. Andate a iscrivervi all'associazione patronale. Quindi anche questa cosa qua, il sindacato deve partecipare, ma amico mio, il sindacato deve partecipare, ma deve essere contro il conflitto. Perché la storia, so che oggi non si studia più la storia, esistono addirittura, c'è una rivista che io non ho mai letto, si chiama Reset. Non so chi cazzo la scritta per lì. Io dico, ma cosa vuol dire Reset? Ma zio, è quello che io lo dico, ma che cosa? Tu tutto è c'era tu. Nel 62 perché è nato il sindacato? Per l'autunno caldo? No, non per l'autunno caldo, è stata un'ondata di violenza barbarica, dove gli operai non qualificati comandavano su quelli qualificati. Per la ripresa della lotta articolata del 62, gli sciopi dei carri, i dati da sopare e da quella è stata la ripresa. Sì, allora, questo libro è, scusa se te lo dico, io potrei essere un nome, non lo fare. Poi lo so, poi lo sì, te lo posso dire veramente, è un libro a metà, se non c'è ancora un sindacalista, è ancora lì. Ma perché? Perché rifletti l'allettamento ideologico sindacale in questa. Un bel corso alla festa di oggi, merita di sentire da tutti la Cisa. Vediamo il largo, andate, la festa di oggi fa un corso ad Arpa ogni anno di due mesi. E lo gestisce il presidente della commissione scientifica del FESCO. Quindi questo è un libro che concede poco all'avversario, se posso dire. È un libro di destra. È detto uno della firma. E io non sono uno, io sono un socialdemocratico marco. È un libro troppo poco sindacalese. È troppo poco sindacale. Ci vuole un po' più di orgoglio di essere sindacalista. Se questo non lo fa accettare, bravissimo come lui, le pagine più belle sono le pagine di sé. Nella sua infanzia, di come si avvicina al sindacato, sulle altre cose bisogna risciacquare i panni con Mario Romani in Saba. E soprattutto in tutte queste cose che lui dice, però queste cose qui, il sindacato le ha sempre affrontate, è normale che studi lavoro. Il problema è che oggi, in questi vent'anni, abbiamo avuto... Ma vi rendete conto che non esiste più una rivista sindacale? Noi facevamo progetto. Con chi ha fatto la prefazione? Con lui. Con Gianprimo Acero, con tutti gli altri. Non c'è più una rivista sindacale. Non c'è più una cosa che insegna di scritto cos'è il sindacato. Se parla uno gli dice pastore, cos'è uno che alleva le pecore? Giulio Pastore, non so più nessuno chi sia. Allora, il libro riflette questo stato di amnesia storica. Quindi bisogna riprendere la memoria e costruire su questa strada giusta, probabilmente avanti, mi sembra che è un libro molto bello, si legge bene, però sente troppo della pressione dell'ambiente neoliberale e filosofico.